Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi siamo nell'aula magna della scuola primaria Bramante di Fermignano, dove tra qualche minuto inizierà la cerimonia di premiazione organizzata dalla BCC Metauro ai soci che durante l'anno 2023 si sono distinti per dei voti eccellenti. Ovviamente parliamo di ragazzi, circa un'ottantina, andiamo a scoprire quali sono. Presidente, una grande giornata, oggi cerimonia di circa 80 ragazzi meritevoli nell'anno 2023 con dei voti eccellenti e voi vicino sempre ai giovani. E difatti non per niente noi ci diciamo la banca vicino alle persone, perché prima di tutto, al di là di ogni altra questione, è importante la vicinanza alle persone. E tra le persone i giovani hanno per noi un significato particolare, è il loro presente ma sono anche il nostro futuro, per cui abbiamo bisogno sempre della loro vicinanza, del loro consiglio, delle loro sollecitazioni a fare sempre meglio e di più. Quindi ovviamente avete avviato delle politiche giovanili sia economiche che finanziarie? Ma questo fuori di dubbio, cioè la prima cosa alla quale noi stiamo molto attenti è sempre quel che viene come proposta dai nostri giovani, dai nostri ragazzi, che peraltro sono anche riuniti in comitato, per cui sono sempre disponibili al confronto e a sollecitare la gestione della BCC a fare il meglio che si può per tutti loro e per le popolazioni del nostro territorio di competenza. Magnifico Rettore, oggi questa giornata, questa cerimonia dove vedranno premiati circa 80 ragazzi per aver conseguito dei voti meritevoli nell'anno trascorso 2023. E la tavola rotonda, ci siete sei ispiratori che ispireranno questi ragazzi anche per la scelta futura. Qual è la fotografia dello stato attuale nella nostra provincia? Dunque, io ho un po' di dati sui nostri laureati. Che sono, diciamo, gli studenti dell'Università di Urbino sono prevalentemente, per il 50% sono di provenienza fuori regione, quindi abbiamo una capacità di attrazione molto elevata. E l'altro elemento importante riguardo alla nostra offerta formativa è che c'è un livello di soddisfazione molto elevato. Il 93% dei laureati ha dichiarato che si riscriverebbe a Urbino allo stesso corso di laurea, quindi vuol dire che insomma, la qualità della formazione, i servizi sono insomma, competitivi. Per quanto riguarda diciamo, le aree di più attrazione, c'è cioè l'area scientifica che mette assieme sia le corsi di laurea più tradizionali come biologia, farmacia, ma poi anche scienze dello sport, che hanno una quota significativa di laureati, una quota molto elevata, sono, mi sembra a occhio sono 700-800 laureati nell'anno scorso. Poi, siccome il nostro Ateneo è un Ateneo multidisciplinare, quindi diciamo ci sono diversi corsi di formazione che diciamo attraggono, quindi sono quelli ad esempio di area umanistica, scienza della formazione primaria, psicologia, le lingue anche con un indirizzo diciamo rivolto al mondo delle imprese, e poi ci sono anche i settori più tradizionali tipo le scienze politiche, giurisprudenza, scienza della comunicazione, economia, ecco.
c'è una distribuzione non equa, nel senso che non le proporzioni non sono uguali, ecco, però fatto salvo queste due grandi aree dell'area scientifica e dell'area della scienza della formazione primaria, che ha ripreso nel corso degli anni anche grazie al fatto che si sono riaperte le possibilità di lavoro nelle scuole, sono delle attrazioni molto importanti sia per gli studenti della provincia che per gli studenti anche dei fuori provincia. Abbiamo dei dati di Alma Laurea per quanto riguarda l'occupabilità, anche qui è un po' complicato anche fare confronti con altre università dove ad esempio ci sono ingegneria e medicina, soprattutto medicina che, come sappiamo, insomma, c'è carenza di medici, quindi. Però ecco, abbiamo che ad un anno dalla laurea il 75% circa dei nostri laureati trovano occupazione, e se andiamo a vedere quanto tempo passa mediamente dal momento che si sono laureati al momento in cui trovano lavoro, è la metà di quello che si verifica nella media del sistema italiano, quindi. E questo ovviamente dipende in parte dalla formazione che ottengono, ma dipende anche dal territorio, che è probabilmente molto ricettivo rispetto ai nostri laureati. Ma oggi i ragazzi sono più centrati, sono nel loro focus della scelta del domani, o c'è ancora titubanza? C'è titubanza, secondo me, c'è titubanza. Infatti noi facciamo molto orientamento, ci sono dei momenti di incontro proprio per aiutarli a scegliere il loro percorso formativo. C'è la cosa che mi fa piacere, che c'è interesse, cioè sono curiosi, però dimostrano spesso di non avere le idee molto chiare, hanno paura di scegliere, il che è sbagliato, perché uno può anche sbagliare, non succede niente, si può cambiare, insomma, molto facilmente. Cosa ne pensa lei di quel anno sabbatico, magari dall'uscita di una scuola superiore all'iscrizione all'università? Penso che sia una scelta individuale. Funziona nei paesi anglosassoni, spesso funziona, ma siccome nel nostro paese già abbiamo un liceo che è un anno di più rispetto ad altri paesi, quindi perdere un altro anno sabbatico forse può essere eccessivo, ecco, si entrerebbe nel mercato del lavoro con un ritardo elevato rispetto a quello che succede in altri paesi, quindi. Però ecco, io penso che vada lasciato alla sensibilità personale. Se qualche ragazzo, qualche ragazza avesse l'esigenza di prendere un momento di stacco rispetto alla scuola superiore, probabilmente farebbe bene, perché vorrebbe dire iniziare il nuovo percorso formativo con più determinazione. Professoressa, quando ho parlato del Gran Sasso mi ha sbloccato un ricordo. Era nell'89 quando attraversavo il traforo del Gran Sasso e mi raccontavano che in quel momento stava facendo un'esercitazione lo scienziato Zichichi, quindi mi è rimasto un attimo, quindi stare con lei oggi è una grande, per me è una grande emozione, e è un'emozione anche per la gente e il popolo italiano in questo caso, e con il suo operato. Oggi lei dà anche un supporto ai giovani a credere ancora nella ricerca, nei propri sogni, e lei è l'esempio, quello più papabile. La ricerca è estremamente importante perché ci permette di allargare la nostra conoscenza. Ad esempio, esplorando l'universo noi capiamo meglio quello che ci circonda, e la ricerca è anche quello che poi ci dà la possibilità di migliorare la nostra vita. E secondo me bisogna attirare tanti ragazzi e ragazze alla ricerca, perché oggi non c'è più lo scienziato solitario, ma la scienza si fa tutti insieme con il contributo di tutti. E di recente lei ha chiesto anche al Ministro della Cultura
di finanziare anche un suo progetto importante? Ma in realtà non è un mio progetto, è un progetto internazionale che si chiama Einstein Telescope. Einstein Telescope è il nuovo rivelatore di onde gravitazionali che ci permetterà di esplorare con le onde gravitazionali tutto l'universo. E un sito candidato ad ospitare l'Einstein Telescope è la Sardegna e stiamo lavorando per portarlo in Sardegna. Quindi un lavoro di team, un lavoro di sinergia è quello che oggi manca. Manca perché c'è un dibattito un po' particolare, nel senso dalla accentuazione del proprio io personale a un lavoro sinergico. Oggi le grandi sfide tecnologiche, scientifiche, teoriche si vincono soltanto lavorando insieme, lavorando in grandi collaborazioni, in modo inclusivo e valorizzando la diversità. Voglio sapere un suo pensiero in merito all'intelligenza artificiale, che così fa paura, ma se ce lo facciamo amico magari? Allora, l'intelligenza artificiale ci aiuta tantissimo anche oggi nelle ricerche che facciamo. Nel mio lavoro, quando troviamo ad esempio la luce che proviene dalle sorgenti di onde gravitazionali, siamo obbligati ad utilizzare l'intelligenza artificiale perché dobbiamo rimuovere tantissimi contaminanti che ci sono nel cielo. Per i nostri strumenti di ricerca è fondamentale perché ci permette ad esempio di tenerli stabili, che è il modo in cui riusciamo a ridurre il rumore e a rivelare le onde gravitazionali. L'intelligenza artificiale ci aiuterà tantissimo, chiaramente l'uomo rimane sempre al di sopra dell'intelligenza artificiale perché quello che decide è quello che pianifica e quello che ha può avere l'idea, la nuova idea, quindi non ci sarà mai un momento in cui l'intelligenza artificiale supererà quella umana. Il famoso libero arbitrio. Esatto. Samuele, questa giornata denota proprio il rapporto che c'è con BCC, i soci e i premiati. Sì, questa è la festa delle lauree, ma quello che ci teniamo a ribadire è che noi soci li accompagniamo in tutto il loro percorso di vita. Da quando nascono diamo i bonus bebè, quindi diciamo premiamo le nascite dei figli dei soci. Poi diamo questi premi allo studio che premiamo dalla licenza di scuola media fino alla laurea magistrale e poi loro possono aderire all'associazione dei giovani soci che si chiama Spazio Giovani, che l'adesione è completamente gratuita e volontaria e gli permette di creare appunto, come abbiamo visto oggi in questo incontro, avere spunti e occasioni per creare delle relazioni per il loro lavoro, le loro passioni. E quindi diciamo che il rapporto la banca sta crescendo, soprattutto anche nel rapporto con i soci. L'anno scorso abbiamo fatto oltre 462 soci, sono anche molti giovani che scelgono di diventare soci perché vedono che la qualifica di soci gli permette di avere dei vantaggi in più. Ci sono infatti dei vantaggi negli sconti delle polizze assicurative. Quando sceglieranno di fare un mutuo o un finanziamento hanno delle agevolazioni economiche e anche sul risparmio gestito. Questa è la dimostrazione appunto che la nostra attenzione è anche sotto l'ambito della sostenibilità e quindi anche nel consumo più efficiente delle risorse. Soprattutto riguardo i soci, sotto quest'ambito abbiamo lanciato un progetto che si chiama Un nuovo socio, un nuovo albero, o anche Piantiamola, appunto per ricordare appunto che attraverso i giovani si può cambiare le nostre abitudini per un'attenzione più attenta all'ambiente e questo piccolo albero è un segno che mettiamo di speranza per il futuro insieme ai nostri soci. Oggi ricevi il premio dalla BCC come socia e questa premiazione come arriva? Come ti senti?
Sono molto contenta, molto soddisfatta. È un piccolo, un piccolo grande traguardo che corona quello che è stato appunto il mio percorso di studi e gli sforzi che sono stati fatti. Ovviamente mi viene da dopo da chiederti con quale votazione hai conseguito? Con 110 lode. Quindi premio meritatissimo. Sì, sì. I tuoi progetti per il futuro? Attualmente sto svolgendo un dottorato di ricerca, sempre all'Università di Urbino, in tecnologia farmaceutica, quindi in formulazione, e sto lavorando sulla stampante 3D, che tra l'altro è stato l'argomento della mia tesi, quindi sono molto contenta. Ovviamente questo borso di studio che arriva dalla banca come premio ti permetterà anche di conseguire il tuo progetto di studi? Sì, sì, assolutamente, infatti sono molto contenta. La scelta del tuo futuro è stata così immediata oppure hai avuto un po' da pensarci? Come sono le idee dei giovani oggi rispetto al futuro? Allora, no, per me devo dire che è stato molto semplice, se così vogliamo dire. Non è venuta subito questo indirizzo, non è stato il primo. Partivo da piccolina, volevo fare l'architetto, quindi non c'entra proprio niente. Poi mi sono iniziata ad avvicinare al mondo della scienza e ho scoperto questo ambito, quello farmaceutico in particolare, che mi piace molto. E l'idea è, con il percorso di studio ho avuto anche l'opportunità di fare il tirocinio in farmacia, di vedere quindi anche quello che è il lavoro della farmacia, che mi è piaciuto molto, però il mio obiettivo è quello dell'industria farmaceutica. Costanza, parliamo di era digitale, era dell'intelligenza artificiale. Un tuo pensiero a pro? Allora, secondo me è un campo che ha una potenzialità molto molto grande. Molto molto grande anche nei vari applicabile nei vari settori. Ovviamente con un occhio di riguardo. Io sono favorevole, ma non favorevole, generalizzarlo troppo, nel senso è un aiuto che ci può dare per sviluppare tutte le nostre potenzialità, ma ovviamente da controllare, ecco. E allora tanti auguri ancora per il premio ricevuto e in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie mille, grazie. Enrico Bartocetti, sei uno dei premiati che ha ricevuto questo premio dalla BCC Metauro, sì. Come ti senti? Sono veramente felice, soprattutto anche per l'iniziativa che comunque appunto premia questo percorso che abbiamo fatto, che non è sempre stato molto, molto semplice da portare avanti. Magari può anche invogliare a continuare con più intraprendenza, ecco. Una banca vicino ai giovani. Sì, proprio, una banca vicino ai giovani, sì, ecco. E speriamo di rivederci dopo, fra qualche anno, per la laurea, non si sa mai. E per il momento sì, sto seguendo un corso di studi all'Università di Bologna in Ingegneria Informatica e ho frequentato l'ITIS di Urbino e quindi ecco sì, siamo venuti appunto qua per poter prendere parte a questa iniziativa che comunque secondo me rende appunto felici i giovani del fatto che anche un ente come la banca abbia pensato a noi, investa nel nostro futuro. E allora in bocca al lupo per i tuoi futuri successi. Grazie mille. Alessia, hai ricevuto un premio a questa cerimonia per meritevoli di un voto. Sì, per aver conseguito la laurea con 110 con lode, quindi abbiamo ricevuto questo premio in quanto soci BCC e sono molto felice di essere qua. E la tua scelta per il tuo indirizzo futuro è stata una cosa immediata che hai desiderato o ci hai messo un po' di tempo a individuare quale
fosse il tuo, la tua strada. È difficile quando esci dal liceo capire quale sia la tua strada, quindi all'inizio si tenta e poi però è andata bene così. Poi adesso faccio un lavoro un pochino che si discosta, però comunque aver studiato quello che ho studiato mi ha molto aiutata a capire un pochino qual era la mia strada, formarmi come persona al di là del lavoro. Complimenti per il risultato ottenuto e in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie tante. Si è appena conclusa la lunga cerimonia di premiazione con le borse di studio a circa 83 ragazzi, soci della BCC di Fermignano. E noi vi ringraziamo per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Fano TV.